Mi raccomando, recitate il rosario e pregate col cuore questa dolce mamma. Sono le parole che spesso il servo di Dio fra Daniele e Natale dice a chi incontra, parlando del suo amore alla Madonna. E poi aggiungeva, è la Madonna stessa che desidera il rosario, così come l'ha chiesto a Lucia, a Francesco e a Giacinta di Fatima, e a Bernadetta a Lourdes, e a tutti i veggenti, e come avviene in tutti i santuari mariani. Allora vedete come è importante pregare con la preghiera che Maria ci consiglia, ci offre. Bella quella immagine, no? Quando la Madonna dona la corona del rosario a San Domenico di Guzman, proprio per dire, se mi amate, questo è il modo di dimostrarmi il vostro amore. Il rosario è la catena che ci annoda al cielo, come diciamo nella supplica alla Madonna di Pompei, ma è anche lo strumento, il mezzo per poter crescere nella devozione alla Madonna e quindi anche il modo, lo strumento, direi la via che ci porta al Figlio, a Gesù. Cosa è il rosario se non una sintesi felice, luminosa, significativa di tutto il Vangelo, come diceva Giovanni Paolo II. Recitare il rosario e recitarlo con il cuore. Spesso, lo so, sembra una ripetizione mnemonica, quasi che annoia, invece no, è il cuore del Figlio che dice alla madre, io amo te e amo il tuo figlio, stammi vicino, aiutami e portami sempre di più vicino a tuo figlio, fa che io lo incontri. E fra Daniele sapeva bene questa ricchezza del rosario, la conosceva bene, era una preghiera che proprio sull'esempio di Padre Pio, il suo direttore spirituale, lo ha accompagnato per tutta la sua vita, per tutta la sua esistenza. Ovunque, come ho detto, andasse, lui invitava a pregare il rosario, a fare il rosario. Anche se mai mi chiederete, ma io lavoro, come faccio a dire il rosario? Vedete, se il rosario si può dire insieme, a casa, in famiglia, sarebbe la cosa più bella, o con degli amici, sarebbe una cosa bellissima, il rosario si può dire anche mentre aspetti il pullman, mentre viaggi, mentre ti rechi al lavoro, mentre ti rechi in chiesa, mentre fai e prepari il pranzo. L'importante è avere il cuore pieno di Maria e pieno di Gesù. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.